Stale, smoky air hung in the study, with the smell of drab, abraded leather of its chairs. As on the first day he bargained with me here, as it was in the beginning, is now. On the sideboard, the tray of Stuart coins, base treasure of a bog, and ever shall be. And snug in their spoon case of purple plush, faded, the twelve apostles having preached to all the Gentiles. World without end. A hasty step over the stone porch and in the corridor. Blowing out his rare moustache, Mister Deasy halted at the table. First, uh, our little financial settlement, he said. He brought out of his coat a pocket book bound by a leather thong. It slapped open, and he took from it two notes, one of joined halves, and laid them carefully on the table. Two, he said, strapping and stowing his pocket book away. And now, his strong room for the gold. Stephen's embarrassed hand moved over the shells heaped in the cold stone mortar. Hulks and money cowries and leopard shells. And this, whorls as an emir's turban. And this, the scallop of St. James. An old pilgrim's hoard. Dead treasure. Hollow shells. A sovereign fell, bright and new, on the soft pile of the tablecloth. Three, Mr. Deasy said. Turning his little savings box about in his hand, these are handy things to have. See, uh, this is for sovereigns, this is for shillings, sixpences, half crowns, and here, crowns. See, he shot from it two crowns and two shillings. Three twelve, he said. I think you find that's right. Thank you, sir, Stephen said. Gathering the money together with shy haste and putting it all in a pocket of his trousers. No thanks at all, Mr. Deasy said. You have earned it. Stephen's hand, free again, went back to the hollow shelves. Symbols, too, of beauty and of power. A lump in my pocket. Symbols soiled by greed and misery. Don't carry it like that, Mr. Deasy said. You'll pull it out somewhere and lose it. You just buy one of these machines you'll find them very handy. Answer something. Mine would be often empty, Stephen said. The same room and hour. The same wisdom, and I the same. Three times now, three nooses round me here. Well I can break them in this instant if I will. Because you don't save, Mr Deasy said, pointing his finger. You don't know yet what money is. Money is power when you have lived as long as I have. I know. I know. If youth but knew. But what does Shakespeare say? Put but money in thy purse. Iago, Stephen murmured. He lifted his gaze from the idle shelves to the old man's stare. He knew what money was, Mr. Deasy said. He made money, a poet, but an Englishman too. Do you know what is the pride of the English? Do you know what is the proudest word you will ever hear from an Englishman's mouth? The sea's ruler, his sea cold eyes looked on the empty bay. History is to blame on me and on my words, unhating. That on his empire, Stephen said. The sun never sets. Bah! Mr. D.C. cried. That's not English. A French Celt, that. He tapped his savings box against his thumbnail. I will tell you, he said solemnly, what is his proudest boast. I paid my way. Good man! Good man! I paid my way. I never borrowed a shilling in my life. Can you feel that? I owe nothing. Can you? Mulligan, nine pounds, three pairs of socks, one pair brogues, ties, Curran, ten guineas, McCann, one guinea, Fred Ryan, two shillings, Temple, two lunches, Russell, one guinea, Cousins, ten shillings, Bob Reynolds, half a guinea, Kohler, three guineas, Mrs. McKernan, five weeks' board. The lump I have is useless. For the moment, no, Stephen answered. Nello studio aleggiava aria fumosa e stantia mista all'odore della pelle bruna e consunta delle sedie, come il primo giorno in cui qui con me contrattava, come era al principio, e ora. Sulla credenza il vassoio di monete epoca Stuart, vile tesoro d'una torbiera, è sempre. E comodi nella loro scatola felpata per cucchiaini color porpora, sbiaditi, i dodici apostoli che hanno predicato davanti a tutti i gentili nei secoli dei secoli. Un passo affrettato lungo il porticato di pietra e nel corridoio, soffiando sui baffi radi, Mr. Disi si fermò accanto al tavolo. Prima facciamo i nostri conticini, disse. Prese dal cappotto un taccuino legato da una cinghia di pelle. Aperto vi estrasse due banconote, una composta di due metà unite, per posarle con cura sul tavolo. Due, disse, riallacciando il taccuino e riponendolo via. E ora la sua stanza blindata per loro. La mano imbarazzata di Steven si muoveva sulle conchiglie accumulate nel freddo mortaio in pietra. Buccini e monete cipree e conchiglie a chiazze di leopardo. Questa a spirale come un turbante de Miro e quest'altra, il ventaglio di San Giacomo. Il gruzzolo d'un vecchio pellegrino. Tesoro morto. Conchiglie vuote. Una sovrana cadde, lucente e nuova, sulle fibre soffici del copritavola. Tre, disse Mister Disi, rigirando nella mano il piccolo salvadanaio: Sono oggetti utili, guardi! Questo è per le sovrane, questo per gli scellini, i sei pence, le mezze corone, e qui. Le corone, guardi. Tirò fuori di colpo due corone e due scellini. Tre e dodici, disse. Come vede, è la somma giusta. La ringrazio, signore, disse Steven, radunando insieme il denaro con timido zelo e infilando il tutto in una tasca dei pantaloni. Non c'è bisogno che mi ringrazzi. Fece Mr. Disi. Se li ha guadagnati! La mano di Steven, di nuovo libera, tornò alle conchiglie vuote. Anch'esse simboli di bellezza e potere, un bozzo in tasca, simboli insudiciati di avidità e miseria. Non li tenga così! disse Mr. Disi. Prima o poi li tirerà fuori li perderà. Si compri uno di questi oggetti li troverà davvero pratici. Rispondi qualcosa. Il mio sarebbe spesso vuoto, disse Steven. La stessa stanza e ora, la stessa saggezza e io lo stesso tre volte già. Tre cappi per me qui. Beh, Potrei romperli in quest'istante se volessi. Perché non risparmia, disse Mr. Disi, indicando con un dito. Lei ancora non sa cosa sia il denaro. Il denaro è potere. Quando hai vissuto tanto quanto me, lo so, lo so se solo i giovani sapessero, ma cos'è che dice Shakespeare? Metti solo il denaro in borsa. Iago. Mormorò Steven. Alzò lo sguardo intenso dalle inutili conchiglie agli occhi fissi del vecchio. Lui lo sapeva cosa fosse il denaro, disse Mr. Disi. Faceva soldi lui, un poeta, ma anche un inglese. Lo sa lei qual è l'orgoglio degli inglesi. Lo sa qual è la frase più orgogliosa che mai sentirà dalla bocca di un inglese. Il dominatore dei mari, i suoi occhi freddi, come il mare, squadravano la baia vuota. È colpa della storia su di me e sulle mie parole non odiate. Sull'impero, disse Steven, il sole non tramonta mai. Ma che... Esclamò Mr. Disi. Questo non è inglese. L'ha detto un celta francese. Tamburellava sul salvadanaio con l'unghia del pollice. Glielo dico io, fece solennemente, qual è il loro maggior vanto? Mi son pagato tutto. Brav'uomo. Brav'uomo. Mi son pagato tutto, lei può dirlo? Non ho mai chiesto in prestito uno scellino in vita mia, può dirlo? Non devo nulla a nessuno, può lei? Mulligan, nove sterline. Tre paia di calzini. Un paio di scarpacce, cravatte. Curran, dieci guinee. McCann, una guinea. Fred Ryan, due scellini. Temple. Due pranzi. Russell, una guinea. Cousins, dieci scellini. Bob Reynolds, mezza guinea. Coller, tre guinee. Mrs. McKernan, cinque settimane di vitto. Il mio bozzo è inutile. Al momento no, rispose Stephen. Incontriamo Mr. Beasy. Il preside della scuola presso cui lavora Steven Daedalus come insegnante, personaggio che secondo gli schemi dovrebbe corrispondere a Nestore dell'Odissea, il più saggio e anziano fra i re greci, che parteciparono alla guerra di Troia. Nestore, che nel terzo libro dell'Odissea, Telemaco è invitato dalla dea Atena a visitare presso l'isola di Pilo per raccogliere informazioni sul padre Ulisse, ancora. Non tornato dopo tanti anni, Ulisse con cui Nestore aveva combattuto appunto la guerra, e quindi per Telemaco indirettamente una figura questa di Nestore saggia, ospitale, paterna. Ora sarà così anche nell'Ulisse di Joyce, fra Steven e Mr. Deasy? Guardiamo. Joyce intanto parte descrivendoci lo studio di Mr. Deasy, decadente, lugubre, lo studio di un morto, ricordiamocelo sempre. Dove Daedalus lo attende per la paga. E questo studio aleggia quest'area stantia di fumo, leggiamo proprio le traduzioni insieme all'odore del cuoio, logoro e scolorito delle sedie. Quindi quest'aria mista all'odore della pelle bruna e consunta delle sedie assieme a quello del cuoio vecchio e scolorito delle sedie con l'odore del bigio gibboso cuoio delle poltrone ecco questa è l'ultima la traduzione di Biondi sono andato cronologicamente e Biondi è l'unico che traduce chairs con poltrone e non con sedie e che fa notare anche questi aggettivi riferiti al cuoio che le riveste Drab-abraded, dove abbiamo delle ripetizioni di, di lettere, drab-abraded, leggendolo proprio così come è scritto, da Biondi riproposto con bigio-gibboso, mentre gli altri avevano tradotto normalmente, quindi logoro e scolorito, vecchio e scolorito. Terrinoni aveva scritto pelle bruna e consunta. Nel paragrafo successivo. Di interessante abbiamo questi frammenti sparpagliati della preghiera del gloria patri, gloria al Padre. Una preghiera non a caso, in quanto, come abbiamo detto fin dall'inizio, stiamo parlando di una figura intanto del Padre mancante, Ulisse, ma poi di una figura paterna, Nestore. La preghiera sarebbe gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, Joyce riprende gli ultimi tre eh, versi di questa preghiera, com'era nel principio, e ora e per sempre nei secoli dei secoli, e li dissemina nella descrizione di questa credenza, fra vecchie monete, cucchiai con la tradizionale raffigurazione degli apostoli sul manico, per cui leggiamo cosa ne esce fuori. Come era al principio, e ora. Sulla credenza il vassoio di monete, epoca Stuart, vile tesoro di una torbiera. E sempre, e comodi nella loro scatola felpata per cucchiaini color porpora, sbiaditi, i dodici apostoli che hanno predicato davanti a tutti i gentili, nei secoli dei secoli. I gentili sarebbero i pagani ecco questo, questo riferimento alla preghiera in Celati è un po' meno evidente perché ha scelto di tradurre il nei secoli dei secoli in secola, seculorum eh, che per noi appunto è nei secoli dei secoli ma in inglese si dice world without end mondo senza fine e Celati lo ha tradotto così quindi la traduzione è fedele, letterale ma potrebbe un po' farci sfuggire il riciclo della, della preghiera fatta da, da Joyce. Invece, questo vassoio di monete epoca Stuart, vile tesoro d'una torbiera, descrive le monete di lega inferiore fatte coniare da re Giacomo II, che, una volta deposto, chiaramente re d'Inghilterra, una volta deposto, cercò di avvicinarsi alla causa irlandese cercando alleati fra i cattolici come lui, per provare a riprendersi il trono in Inghilterra. Vile tesoro, quindi monete di bassa lega, d'una torbiera, la paludosa Irlanda. Ecco, finché poi arriva Mr. Deasy, che Joyce ci introduce con questi suoi baffi radi, rare mustache, e lo aveva già anche fatto alcune righe prima che non abbiamo letto, dove erano... Apparsi questi suoi bianchi baffi irosi, collerici, cattivi, così era stato tradotto il angry white mustache. È un segno distintivo di Mr. Deasy che intanto si siede per dare a ad Daedalus la paga, o come la definisce lui, Mr. Deasy, our little financial settlement, che termini... Rende in maniera un po' più colloquiale i nostri conticini, mentre gli altri restano più fedeli alla nostra pratica finanziaria, alla nostra pratica amministrativa. Prende questo suo pocketbook da tutti tradotto come portafogli, tranne da Terrinoni che ci parla di Taccuino. Un'altra possibile traduzione di Pocketbook, da cui Disi estrae due banconote di cui una composta di due metà unite, joined house, perché probabilmente strappate, anche se Celati ce lo traduce come una banconota piegata. E poi passando alle monete, leggiamo che Disi prende il suo strong room che Biondi traduce con forziere dell'oro, Celati con cassaforte, ma in realtà per strong room si intende proprio la camera blindata, la stanza blindata, come traducono De Angelis e Terrinoni, un cavò. È una sorta di ironica iperbole per alludere a questo suo savings box, Little Savings Box, che viene poi tradotto da Terrinoni e Biondi come salvadanaio e De Angelis come forzieretto. Ma per come ce lo descrive Deezy, sarebbe più che altro un utile oggetto che tiene le monete distinte per taglio. Forse è più adatto il salvamonete scritto da Celati. Potrebbe rassomigliare a quelli che ogni tanto si vedono anche oggi: quei portamonete, quelli suddivisi a cilindretti dove prelevare le singole monete agevolmente a colpo sicuro senza doverle stare a cercare, senza rovistare nel mucchio per trovare quella giusta. Non è la prima volta. Che nell'Ulisse notiamo questa meticolosa attenzione al denaro, alle banconote, ai tagli, al conteggio. L'avevamo già visto, per esempio, nel primo episodio del romanzo, quando i protagonisti si facevano fare il conto dalla battaglia. Steven non ha un buon rapporto col denaro, neanche Joyce, a dire il vero. Entrambi squattrinati, poco oculati. La famiglia di Joyce soffriva di debiti, erano costretti a cambiare casa anche per l'impossibilità di pagare gli affitti e Giaoi stesso in fondo a questo suo esilio europeo piuttosto movimentato lo deve anche a una certa esigenza di fuggire dai debiti e cercare sempre sovvenzioni, danari, stipendi Steven infatti è imbarazzato al momento di essere pagato è imbarazzata la sua mano, scrive Joyce, precisamente, che si mette a giocare con delle conchiglie in un mortaio di pietra, fra cui anche queste conchiglie, il ventaglio di San Giacomo, ehm, le capesante per capirci. Si tratta di, di conchiglie che in Galizia, all'epoca, i pellegrini raccoglievano come souvenir e indossavano al ritorno della visita alla tomba di San Giacomo. Santiago de Compostela. Ecco perché nella sua mente Steven definisce questo bucchio di conchiglie come il gruzzolo di un vecchio pellegrino, tesoro morto, conchiglie vuote, che da un lato ci ricordano sempre della morte dei morti, dall'altro anche del guscio schiacciato di lumaca di cui leggevamo nelle scorse puntate riguardo l'alunno Sargent. Dall'altro però, come leggiamo, anche simboli di bellezza e potere le conchiglie per secoli furono utilizzate come moneta di scambio. Mentre il bozzo in tasca, simboli insodiciati di avidità e miseria, ovvero la paga intascata da Steven, a cui aveva risposto anche ringraziando. Ma Disi a sua volta rispondeva che non doveva ringraziare in quanto quei soldi se li era guadagnati. Il, il disagio con il denaro continua Steven si infila questi soldi in tasca e Dizzy gli dice di non tenerseli così per non rischiare di perderli suggerendogli appunto di procurarsi una delle sue savings box a seguito di questo consiglio leggiamo un laconico disarmato gemito dalla mente di Steven che dice rispondi qualcosa answer something a cui Steven poi dà, Steven poi dà voce con autoironia se avessi uno di quei portamonete, il mio sarebbe spesso vuoto. L'autoironia è un veleno contro l'angoscia, la vergogna. Ma Daisy è un osso duro, insiste questo suo trattamento indelicato perché non risparmia. Lei non sa ancora cosa sia il denaro: il denaro è potere. E qui è ormai chiaro eh, la mentalità. Protestante, calvinista di Mr. Deasy. Il denaro come risultato del lavoro è come segno di grazia divina. Quindi Steven non dovrebbe tanto ringraziare Mr. Deasy per il denaro quanto ringraziare Dio. Secondo anche Max Weber, mentre il cattolico prega per ottenere una grazia, il protestante prega per ringraziare quel che ha e anche la ricchezza ricchezza guadagnata. Vediamo quindi praticamente da subito che Stephen, squattrinato di educazione cattolica e non simpatizzante verso l'occupante impero britannico, si trova di fronte proprio a un protestante filo inglese e attaccato al denaro. E Non proprio un saggio ospitale alla Nestore. E continuiamo a leggere la stessa stanza e ora la stessa saggezza e io lo stesso, tre volte già, tre cappi per me qui. Il numero 3 ricorre non solo in questo episodio, anche perché già avevamo parlato ad esempio di Trinità, di eresie precedentemente nella nostra puntata numero 25. Avevamo detto anche che il um, riferimento a Telemaco e Nestore dal terzo libro dell'Odissea. Tre sono le sterline ricevute come paga mensile. Sembrerebbe per tre volte, tre volte già, quindi da tre mesi. Eppure già solo in questa triplice ricorrenza Steven sembra già un'eterna trappola. Tre cappi per me qui. Ricorderemo anche nella puntata numero 24 quando parlavamo di Steven, servo di tre padroni, il cattolicesimo, l'Inghilterra e presumibilmente l'Irlanda, ipotizzavamo. Proprio in quel passo che, se volete potrete anche riascoltare, ehm, leggevamo una frase quando Steven stava per definire questo terzo padrone, padrone che mi vuole per lavori spiccioli. Ecco, diceva questa frase, una regina pazza vecchia e gelosa, inginocchiati di fronte a me. E forse non è tanto peregrina l'idea di ricollegare quell'immagine, di questa regina pazza vecchia, gelosa, che chiede di inginocchiarsi al suo cospetto, di ricollegarla all'immagine di Steven umiliato, inginocchiato, al cospetto di Mr. Daisy, caricatura di un vecchio re Nestore o Anche del re dell'Impero Britannico, visto che è filo inglese. Visi ehm, che anche ha, for ha forse qualcosa del pazzo e del geloso, e che so a sua volta paga la terza sterlina con una moneta chiamata sovrana, una sovrana cadde, abbiamo letto. Chiamata sovrana perché riportava il ritratto di un sovrano, di un re. E quindi anche qui ritorna questo discorso della regina, della regina pazza, quindi una sovrana, di un sovrano, di un re che appunto lo paga per lavori spiccioli, spiccioli come l'insegnamento inadeguato fornito da Steven in un sistema scolastico inadeguato, ma anche per altri lavoretti che poi vedremo più avanti. Intanto, Desi cita anche una frase, neanche a farla apposta, dalla terza scena del primo atto dell'Otello: Metti denaro nella borsa. Era detta da Iago a Roderigo per convincerlo a portargli dei soldi per realizzare insomma, le sue congiure ai danni di Otello, senza entrare nel dettaglio. E continua la sua paternale contro Steven accennando al proverbio If youth but knew, che De Angelis e Terrinoni traducono con Se i giovani sapessero. Però Celati e Biondi richiamano proprio un proverbio se gioventù sapesse, se vecchiaia potesse, e Disi non manca di specificare che Shakespeare appena citato, era sì un poeta, ma eh, aveva fatto i soldi, he made money. E torniamo quindi su questo argomento che sembra essere quello più importante per Disi, non certo per Stephen e Joyce. Che del poeta, dello scrittore, tutto ha ehm, fuorché il successo economico. Tanto che in conclusione di questo passo, Mr. DC chiede a Steven quale sia la frase più orgogliosa per un inglese. Steven, in poche righe, sembra ritornare all'episodio precedente dell'Ulisse, quando Haynes, lo studente di Oxford, inglese, e terzo ospite della torre che nel capitolo veniva spesso infatti associato al colonizzatore inglese al dominatore dei mari come leggiamo qui adesso mostrava un atteggiamento tollerante verso il colonizzato irlandese Stephen non odiando le sue parole come leggiamo qua ma dando la colpa alla storia history is to blame avevamo appunto letto nella nostra puntata numero 24 in chiusura del primo episodio dell'Ulisse. Steven risponde ironicamente che la frase di cui andare orgogliosi è che sull'impero non tramonta mai il sole. Disi obietta che questa frase è di un celta francese, forse perché si confonde con il re Sole, Luigi XIV. In quanto la frase in sé deriva addirittura da, eh, da molto lontano, anche dall'impero persiano, ma poi venne ehm, riciclata, venne resa celebre da Carlo V di Asburgo, quindi non, non di certo un celta francese. E con questo, Disi agli occhi di Steven e anche nostri, di lettori, non ne esce certo come un saggio, quale dovrebbe essere il riferimento a Nestore, ma un ignorante, per giunta direttore scolastico. Per cui la frase di orgoglio di un inglese doveva essere invece mi son pagato tutto, I paid my way. E chiede subito, indelicatamente, all'irlandese Steven se poteva dire lo stesso di sé. E il passo si conclude con questa enumerazione dei debiti sparsi per Dublino da parte dello sperperone Daedalus del tutto incurante appunto del valore del denaro e infatti Steven risponde per il momento no cioè non posso dirlo di me di, aver, di essermi pagato tutto quel lump quel bozzo, quel rigonfiamento come è stato tradotto che affiora dai pantaloni di Steven dovuto alla paga intascata è inutile non copre minimamente i suoi debiti passati e i debiti futuri, non copre neanche tutte le pinte di birra consumate ai pub di Dublino.